Ale. VP Radio, il mercoledì dalle 21 in diretta, Pandorando, con Sabrina Stoppa in viaggio tra piramidi ed alieni. Una piccola finestra nel mistero, dove il mito si confonde con la realtà. Web Pieve Radio, la radio virtuale dove il mistero è reale. Allora, eccoci qua, siamo un attimo in ritardo per un piccolo problema, come al solito, telefonico. Quando dobbiamo fare le dirette col telefono mi vengono i capelli in piedi, anche se non ne ho quasi più, però è una roba veramente. Allora, stasera eravamo qua addirittura anche con Simone, che ne sa una più del diavolo, però il numero di telefono non lo so, non funziona, però siamo riusciti a metterci in contatto. Allora, buonasera a tutti. Ciao Sabrina. Ciao, buonasera a tutti. Eccoci qua di nuovo con il nostro appuntamento con Pandorando il mistero. Allora, nella scorsa puntata abbiamo parlato di René Le Chateau con il nostro ospite Roberto Lombardini. È stato bravo, davvero bella, bravo. Bella puntata. Proprio sì, bravo. Sì, sì. Infatti conto di riaverlo sì. qua con noi. Mi è piaciuto, mi ha fatto vivere proprio, lo ascoltavo come quando la mamma racconta qualcosa ai bambini. Ero lì proprio Una favola, tutto dentro, davvero. Bravo. Vabbè. Sì. E niente, vi ricordo anche che comunque a Garlasco, presso la palestra, terrà presto una conferenza sugli Illuminati, poi vi faremo sapere dati orari. Oggi invece cambiamo di nuovo argomento e parliamo ancora di UFO. E per farlo abbiamo con noi un ospite molto speciale. Lei è una contattista e da molti anni, e ci parlerà particolarmente della sua esperienza. Abbiamo già in diretta, quindi sì, quindi salutiamola. Pronto? Ciao Rosalba. Tutti, una serata speciale, sì, ma soprattutto per voi ascoltatori e quelli che eventualmente si aggiungeranno, spero, dopo questo mio intervento. Allora, salutiamo Rosalba. Ciao Rosalba e benvenuta su Web Pieve Radio. Ti lascio con Sabrina, che così pandoriamo. Grazie, dopo. Ciao Rosalba. Allora, ciao. Come ho detto prima, tu sei una contattista. Allora, per tutti quelli che non... Scusa se ti interrompo, il termine è un po', diciamo, un po' difficile da gestire per me, perché contattista, sì, contattata più che altro. Allora spiegaci un po'. No, partiamo con, contattismo, per l'appunto, parte non da noi ma da loro, perché sono loro che ti contattano in primis, ovviamente poi tu lo diventi con questo termine, che io un po' detesto per un mio motivo personale, però ecco, una volta che si stabilisce il contatto e si sviluppa, diventi un, come dire, beh, più che contattista, contattata. Allora, contattate, esatto, perché non parte da te il contatto, parte da loro, sempre in ogni caso. E allora racconta, per esempio, a che età hai avuto il primo contatto? Insomma, raccontaci un po' come è successo. Il mio contatto è iniziato a 3 anni, perché evidentemente io faccio parte di un progetto persona, e una volta che loro sviluppano questa conoscenza molto più grande di quello che noi possiamo immaginare, certo a 3 anni non hai ancora una tua linea di pensiero, per cui c'è stato questo incontro con delle creature, soprattutto una donna, un'aliena donna. La mamma mi metteva a letto quando ero bambina, e a un certo punto dal soffitto vedo arrivare sto quadratino di metallo che, zigzagando, poi si posizionava sopra i miei due occhi. E da lì si apriva come una spirale che diventava lunghissimo, un tunnel coloratissimo, dove praticamente poi io evidentemente entravo. Sì. E questa voce di donna molto dolce, molto calda, ferma, mi invitava ad andare dentro. Allora, questo fenomeno è durato 30 giorni. Io avevo al polso sinistro una catena d'oro massiccio di un mio fratellino che era morto, e la mamma me l'aveva messa a mo' di bracciale.
questi 30 giorni tutti i giorni arrivava questo quadratino e si sviluppava questo portarmi dall'altra parte. Sì. Un giorno pensai che non mi andava di andarci dentro, non volevo andare, no? E ho pensato, adesso mi metto lì, faccio forza, e perché io non voglio andare. Mi sono messa rannicchiata a mo' di posizione fetale e ho cercato di forzare questa volontà, cioè di non andare dentro. E questa voce mi dice: io sono molto più grande di te, non puoi opporti al mio invito. E vedo una mano enorme che mi tira dentro. Quando sono ritornata, la mia mamma poi è venuta a svegliarmi, quantomeno, e ha trovato la catena in milioni di pezzettini. Ah. E questo per me oggi vuol dire che è una prova fisica che andavo dentro il tunnel fisicamente, non astralmente. Certo, certo. Poi il secondo incontro, io sono nativa di Palermo, si è sviluppato appunto a Palermo questi due primi incontri, il secondo molto più significativo. Avevo 7 anni, mi trovavo in una casa antica, parenti della mia mamma, e a un certo punto, insomma, in questa casa che era a 2 piani, mi sono trovata a salire una scala perché una voce mi chiamava con il mio nome, Rosalba. Io vado su e dico: ma cos'è, chi è? E vedo sta porta aperta e mi hanno detto che quella casa era vuota. Io vedo la porta aperta e sono sulla soglia, sto per entrare e si accende esattamente una luce così potente che sembrava che il sole da fuori, era giugno, fosse entrato in quella stanza, tutto in quella stanza. Io mi sono ritrovata dentro una sfera di luce dove c'era questo essere altissimo, pelato, vestito di scuro. Io all'inizio pensavo che portasse il cappello come mio padre, e invece era un casco. Allora si toglie il casco, adesso che l'ho identificato che era un casco, non era un cappello, mi dà la mano, io sono di fianco a lui, dalla parte sinistra, mi dà la mano e non mi guardava direttamente negli occhi. Poi io lo vedevo molto alto, perché era, a parte che era alto di suo, essendo piccola, insomma, lo vedevo ancora più alto. Noto che si abbassa un pochino col viso e vedo che non ha peli, e io, proporzionando a mio padre, dico: ma non è ciglia, né sopracciglia, né barba. E faccio: come mai non hai i peli? E mi dice: io non, da dove vengo i peli non servono. Si avvicina con questo occhio enorme, un blu cobalto, non l'ho mai più visto in nessuna creatura umana, in nessuna espressione qui sulla terra, no? Uh-huh. Si avvicina e, prendendomi sempre per la mano, ci sediamo in questo divanetto e incomincia ad accarezzarmi la testa. Allora, quell'accarezzamento della testa è durato per tutto il tempo che lui mi ha parlato. Non mi ricordo di cosa mi abbia detto. E intanto che lo guardavo, vedevo che aveva questo vestito, che poi non era un vestito, ma era una tuta, un blu notte, scurissimo, ed era costellata di brillantini, sembravano brillantini. Io guardo dentro questi brillantini perché mi piacevano guardarli, no? Vedevo questo luccichio e guardo che si muove esattamente come una galassia. Ti hai capito? Sì. Guardo i suoi piedi e sì, vedevo che aveva le dita come le nostre, però aveva come una calza, sai, di seta sottile. Sì. Dico: che belle scarpe che hai, le vorrei avere anch'io. Lui mi fa: un giorno le avrai anche tu. Mi fa: non sono scarpe, sono calzari da volo. Ah. Ah, però bene, bene. Ma adesso però, quanti anni avevi? Io avevo 7 anni. Ah, 7 anni. Ah, la seconda, sì, esperienza, quindi 7 anni, 4 anni. La prima con quella che mi ha, diciamo, questa aliena, che poi adesso lo riconosco benissimo, e mi ha iniziato, no, a fare il viaggio fisico. E l'altro invece è stato, diciamo, penso un'autorità spirituale molto elevata, ecco. Bene. Io
Allora, adesso facciamo una piccola pausa con un paio di canzoni. Bellissimo. E poi torniamo a parlare della tua strepitosa avventura. Perfetto, va bene, grazie, a dopo. Ciao. Ciao. Allora, ritorniamo in diretta in questa nostra serata con Sabrina, con Pandorando e con Rosalba che è al telefono. Rosalba, pronto? Pronto, ci sono. Ciao. Dai. Rosalba, dai, rieccoci qua. Ok, bene. Allora, ascolta, ti volevo dire, no? Tu ci hai parlato delle tue prime esperienze come contattata, ma secondo te perché hanno scelto proprio te? Allora, te lo spiego in due parole, diciamo più, il più ristretto possibile, perché sono un progetto persona che, aiutata da loro fin da piccola, ha la più grande comprensione, che a sua volta è diventata grande, cosciente, consapevole, eccetera. Bisogna aiutare gli altri ad accettare chi sono veramente loro e noi di conseguenza. Certo, e da allora com'è cambiata la tua vita? Perché appunto eri proprio piccola quando... Sì, certo. La mia vita è cambiata in meglio. Insomma, non siamo solo dei corpi, ma anima. E questo per me è un dato certo, perché mi hanno portato a vedere fisicamente la mia anima dentro il mio corpo. Certo, e allora tu cosa hai chiesto? Cosa ti hanno detto? No? Avrete anche parlato? Di più. Loro mi hanno risposto in 60 anni, e adesso li faccio sommariamente, no? Perché poi ci sono stati dei lassi di tempo in cui magari diventi, diciamo, moglie, madre, eccetera, no? Allora loro mi hanno risposto su tutto e mi hanno fatto vivere e vedere con altri occhi quello che noi, per noi, diciamo, è una comprensione enorme, diversa, troppo diversa da quella che noi possiamo anche immaginare, anche a livello di fantasia. Ma loro cosa pensano, per esempio, cosa pensano di noi, come ci considerano? Allora, qual è il loro scopo qui? È aiutare alla crescita, soprattutto nella linea dei pensieri e delle credenze a cui siamo radicati, e che dopo questa vita c'è ancora vita, insomma il nostro futuro. Pensano? Pensano che sono, diciamo, pensano con tristezza che potevamo essere migliori sia come individualità che come e di conseguenza come razza. Certo. Ecco. Ma e quindi... ovviamente noi non abbiamo prodotto, diciamo così, delle grandi situazioni opportune per tutti, no? Per esempio loro sottolineano che per un'integrazione cosmica alla quale noi dovevamo già tenerci, siamo arretrati di 2000 anni, il denaro, per esempio le leggi economiche universali cosmiche, denaro, sì, e proprietà sono segni di bassa civiltà per un'integrazione cosmica. Quindi noi siamo arretrati? Eh sì, parecchio anche. Parecchio. Purtroppo sì, perché abbiamo le differenze create anche dalla questione della pelle, e alcuni di loro hanno lasciato scritto che l'uomo afferma di possedere l'unica vera intelligenza sulla nostra terra, tuttavia questo non è vero, dicono loro, no? Sì. Il nostro mondo è nel nostro mondo e nel vostro mondo e dovunque nell'universo sconfinato non ci sono manifestazioni che non esprimono l'intelligenza in una certa misura. Infatti il divino creatore, perché qui subentra il divino creatore, attenzione, cioè qui siamo sempre nel discorso che loro vivono attraverso delle regole e delle unificazioni come esistenza, come modo di vivere, di fare, eccetera. Addirittura sono liberi anche nel nostro amore, amore inteso amore universale, ci dà la libertà sessuale, cioè è una cosa che per noi diventa una cosa impossibile da gestire solo a livello di pensiero. Certo. Per cui ci sono tante cose che non abbiamo superato e purtroppo anche per un motivo ben preciso,
per la questione del credo religioso e di quelli che ci guidano, ci hanno guidato anche nelle antichità, insomma. Certo. E quindi secondo te, insomma, loro ci vedono un po' in maniera positiva o negativa, al di là del fatto che ci vedono arretrati? Sì, a parte l'arretratezza . E il fatto di non aver raggiunto un buon risultato finale, per cui è chiaro che questo compromette la nostra evoluzione totalitaria come specie, insomma. Per cui ricadiamo nell'individualismo, ecco perché alla fine qualcuno sì e qualcuno no, però quello che scatena questo fattore e che accende questo tipo di contatto senza fine risiede nella motivazione che loro spiegano del raggiungimento di questo settimo livello esistenziale come ultimo che porta l'individualità della persona a una comprensione diversa, più grande. Come preparazione per un livello esistenziale dopo questa ultima esistenza umana. Ho capito. E... vero. Beh, è un discorso non semplice, comunque, Rosalba. Molto per noi normali, voglio dire, che siamo indietro di 2000 anni, capirai che insomma. No, vabbè, 2000 anni, diciamo, nel contesto. Andiamo ancora a petrolio. Un passaggio qui sulla Terra. Però come sviluppo, vedi che ci siamo sviluppati anche tecnologicamente in questi ultimi 100 anni. Allora, perché qualcuno ha dato un input in più proprio per svilupparci attraverso la tecnologia, perché la tecnologia come la vedono loro e come la vivono loro, che è quella quantica inimmaginabile per noi, si modella col pensiero, fatti conto tu. E Quindi se in questi 100 anni abbiamo accelerato con questa tecnologia, insomma, stiamo cercando di portarci a pari sui 2000, che siamo indietro piano piano. 2000 perché diciamo nella totalità della somma, però in questi ultimi 400 anni noi siamo indietro come sviluppo ideologico di questo fattore che è la radice che ci lega molto, no? Che sono appunto la linea dei pensieri e delle credenze a cui siamo fortemente radicati. Certo. E che dopo che questa vita c'è ancora vita, insomma, e questo futuro sono loro che si vengono a presentare come una formulazione di continuo del nostro vivere, di esistere su altri piani. Ma per accedervi devi avere terminato quelle che sono, diciamo così, espletato le tue situazioni esistenziali e trovare quell'accettazione da parte loro o da parte di queste confederazioni intergalattiche, e spirituali, altamente spirituali, dire sì è pronto, allora ci fanno arrivare oltre e noi continuiamo in altre esistenze, ci evolviamo. Esatto, in altri corpi, in altri involucri che diventano corpo, eccetera. Loro sono esattamente come noi, cioè strutturalmente due gambe, due braccia, una testa. E la metamorfosi cambia di piano in piano e da habitat ad habitat, perché poi c'è, come si può dire, quello che noi identifichiamo come l'adattamento. Certo, però poi come sono fatti e che tipo di fattezze hanno, soprattutto diciamo i tuoi primi due contatti? Il mondo esatto, dall'origine di provenienza dove si sono sviluppati come natività a livello planetario. Ecco, e allora... sono col naso come il nostro... No, non dirmelo adesso, te lo voglio chiedere dopo un paio di canzoni. Nel prossimo intervento faremo un po' una descrizione. Ritorniamo alla trasmissione vera e propria. La parola passa a Sabrina Stoppa e poi alla nostra invitata di questa serata... Rosalba Fazio. Salutiamo di nuovo Rosalba. Ciao Rosalba. Sì, a dopo, ok. Siamo qua. Eccoci qua. Ascolta, io vabbè, prima della pausa musicale ti ho interrotto e tu già ci stavi parlando un attimino delle sembianze, delle fattezze che hanno, sì, insomma. Esatto, sì. E però, questa tra l'altro è una domanda che mi ha suggerito ieri Carlo, di fartela. Sì, lo so, immagino. Ma comunque il discorso cambia, appunto come ti ho spiegato prima, proprio perché loro, come noi, no?
siamo in sviluppo, allora non rimangono sempre nella stessa identica forma la creazione, no? Però c'è l'adattamento a livello planetario, perché ci sono pianeti in cui ci sono dei venti esagerati, cose che non possiamo neanche immaginare, lo vivono all'interno di cupole. Capisci? Per cui ci sono degli adattamenti all'esistenza stessa, comunque sono sempre facenti parte della creazione. Quindi, ma, per esempio, la prima persona, mi ha detto il primo essere che ti ha contattato quando avevi 3 anni, che mi ha detto che era una donna, lei com'era? Ma, era una figura femminile, no? Mi dicevi? Femminile, di tipo umano. Di tipo umano, cioè cosa intendi per tipo umano? Cioè come noi, ovviamente con delle prerogative un momentino diverse, non so, occhi più grandi, naso molto più piccolo, bocca molto carnosa e orecchie molto molto ristrette a livello come evidentemente come ricettore, no? Sì. Ecco. E poi hanno dei capelli, o quantomeno io ho visto dei rossi fiammeggianti, o biondo platino, o addirittura neri corvini, con dei capelli che, Madonna, se ce li avessimo qua noi sulla terra, santa Madonna. Pelle di che colore? Noi siamo molto colorati. Le pelli in genere, quelli che ho incontrato io, sono rimasti sull'olivastro, tipo zingaro, no? Sì. Pelle molto olivastra, molto neri, però sempre molto alti, ben strutturati. E le donne sono molto più gentili, più aggraziate, sono favolose, devo dire, per cui sono creature che hanno delle diversificazioni, però come forma sostantiva, cioè bocca, naso, occhi, orecchie, testa, eccetera. Poi le razze possono cambiare appunto a seconda della provenienza. Mi spiego? Sì, per cui sì. Ora, io di mostri, ciattoli o roba così non ne ho mai incontrati, mai, mai, mai. Ho visto magari qualcosa di diverso, ma non tipo mostri ciattolo, forse. Non credo che loro si pongano questa problematica, non so se mi spiego. Cioè, nel senso che non prendono altre sembianze, non sono dei mutaforma. Quando li incontri nelle loro navi, ovviamente. Certo, certo. Ma sulla Terra è diverso, perché io ho incontrato quello che qui è stato conosciuto come un'entità molto famosa. Tra l'altro c'è un'immagine che lo ritrae, che ha la bocca e gli occhi che si stanno formando da questa sfera di luce, no? Sì. E questa creatura molto molto potente, perché poi è un guardiano, lo chiamano K, no? Perché è uno svegliante, cioè lui si avvicina, ovviamente perché c'è una gerarchia ben precisa che dà delle indicazioni attraverso questa astronave biologica chiamata Sha, dove tutte le creature esistenti, cioè noi sulla Terra, sono catalogate come in una sorta di anagrafe intergalattica, alla quale noi tutti siamo collegati. Interessante, davvero molto interessante. È vero, questo è bello, che non è una. Io sono stata su questa astronave, che c'era questa piattaforma argentea, no? Sì. Dove questo enorme cilindro e ciclopico roteava, e dove c'erano questi quadranti accesi con tutte queste indicazioni, e mi ha fatto vedere appunto in quell'occasione la mia anima. Ho capito. Allora c'è Giuseppe che scrive sulla chat e ti dice: grande Rosalba, fa un po' di sorrisi. Grazie. E dice: solo verità. È un nostro, sì, ascoltatore. Solo che verità. Dice. No, solo quello che ho visto, quello che ho imparato attraverso loro, ricordato, perché più che imparare dobbiamo ricordare. Ah beh, certo, certo. Allora adesso andiamo con uno stacco musicale, rimani lì che facciamo soltanto una canzone, rimani pure in linea, Rosalba, e ci risentiamo tra 3-4 minuti al massimo, d'accordo? Perfetto, va bene. Va bene, ok. No, ragazzi, va bene, ciao. Ciao. Ritorniamo con Rosalba. Rosalba, pronto? Sì, ci sono. Rieccoci qua, Rosalba. Sabri. Allora, volevo farti ancora un paio di domandine. Mm-hmm. Per esempio, con loro tu sei sempre in contatto?
Sì, come ti ho detto fin dall'inizio, quando inizia il contatto con loro, ovviamente nel corso di tutti questi anni, questi decenni, sì, è chiaro che devi aver, diciamo, smantellato le vecchie credenze, le paure, il terrore che ti assale, i dubbi, eccetera, e automaticamente passi su un piano ancora, diciamo, di allargamento di quello che noi consideriamo, diciamo così, col tutto come visione, ecco. E quindi li vedi, cioè, con che frequenza, diciamo? Ma la frequenza, diciamo che dipende dalle mie uscite, da tante cose. Ecco, io per esempio esco e non so, li vedo che passano oppure fanno quel rombo strano che so che sono in contatto, perché quando poi una creatura umana, facciamo un esempio come me o come tanti altri come me, ha raggiunto questo livello, lo custodiscono. Ah, hai capito? Perché sì, è già entrata nel loro piano, per cui non cercheranno di salvaguardare eventuali situazioni che possono arrivare di soprassalto in qualunque modo, comunque. Anche certo, dalla persona stessa, credimi. Ascolta, guarda, ho qui due domandine che mi arrivano dalla chat, perché vedo che, insomma, sì, oggi è abbastanza attiva. Per esempio, c'è Simo che mi chiede: i guardiani aiutano nella crescita? Assolutamente sì, assolutamente sì. Sono proprio qua per questo. Si mischiano con la razza umana, interagiscono con la razza umana anche perché noi abbiamo origini che veniamo da altri posti, quindi la situazione non è del tutto così lontana. Da noi, capito. E invece Giuseppe ci chiede se nell'universo, questa è una domanda molto carina, ci sono delle razze che non hanno lo scopo di evolvere in positivo. Ma diciamo che ci sono delle razze molto più arretrate della nostra, assolutamente sì. Poi che siano minacciose, questo onestamente non posso pensarlo, però posso ipotizzarlo, perché se hanno paura o hanno delle paure perché sono molto più arretrati di noi, la reazione è quasi ovvia, insomma, di difesa o di attacco se qualcuno va a disturbarli. Beh, però comunque sia, tutti tendenzialmente, no, cercano di evolvere in positivo, o ci sono anche razze che cercano di evolvere in negativo? Assolutamente, no? Sì, assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Per cui è solo una questione, come ripeto da sempre, è solo una questione di arrivarci anche come situazione e condizione esistenziale, no? Abbiamo sette cicliche da superare, per cui se noi le superiamo tutte in modo opportuno e senza mai creare delle situazioni per cui sei obbligato a ritornare, allora diventi come dire un esempio, e allora prima che finisce la tua esistenza ti mettono in contatto, cioè ti mettono in condizione di poter diventare un promotore di questo diciamo, poterli presentare in modo diverso da come vengono sono stati, diciamo così, apostrofati nella maniera sempre più o meno. Ho capito. E adesso io avrei un'ultima domanda per te, prima di parlare di una cosa che so che anche a te interessa particolarmente. Allora, la domanda è: prima di essere questo, tu cos'eri? Allora, io cos'ero come essere umano, come persona? Prima di essere quello che sei oggi, cos'eri? Ma cosa sono? Ero una persona normale che ha fatto la sua vita di lavoro, si è formato una famiglia, ho fatto dei figli, ho avuto un sacco di problemi sociali, perché qui sulla Terra è difficilissimo non averne, ovviamente, perché la strutturazione di base non è quella giusta, quella opportuna per tutti, insomma, non solo per pochi civilizzati come angoli della Terra, e non, capisci? Certo. E,
Per cui cosa posso dirti? La mia persona si è divisa tra Rosalba della Terra e Rosalba non della Terra. Chiaro, ho avuto due linee ideologiche ben diverse, però le fate camminare in parallelo, ma questo me lo devo a loro, non, e anche a me stesso un pochino, perché insomma non è facile, perché ci sono stati dei periodi della mia vita in cui dicevo ma sì, basta, lasciatemi stare, che vada come vada, invece poi arrivava sempre quel senso del poi, del giusto, che ti porta a capire che non ti devi mai avvicinare più di tanto, perché è solo una questione di situazioni momentanee esistenziali. Ora Rosalba, il nostro tempo ormai è quasi finito, qui in chat mi mandano domande su domande, ma purtroppo no, non possiamo, siamo agli sgoccioli, e volevo parlare di una cosa che so che fa piacere anche a te. Volevo parlare del fatto che so che hai scritto anche tu un libro per Ravenna Galattica. Sì, un capitolo, c'è cioè un mini racconto. E so che scriverai anche degli altri raccontini a breve. Esatto. Sono mini racconti tascabili che poi sono praticamente come una Divina Commedia spezzettata. Hai capito? Proprio per favorire prima di tutto l'informazione, libro per libro. Uh-huh. O chiamiamole libercino, sì. Che dà delle indicazioni e dà delle risposte alla quale poi uno ovviamente si deve automaticamente viene coinvolto anche il tuo modo di pensare, di non pensare, eccetera. Certo. Ora, per tutte le domandine che abbiamo qua, magari le rimandiamo un'altra puntata. Perché purtroppo oggi il nostro tempo purtroppo oggi è finito e quindi dobbiamo salutarci. Potremmo fare un'altra trasmissione con Rosalba, visto che è stata davvero carina, gentile e interessante la trasmissione, quindi potremmo fare un'altra volta un altro collegamento. Volentieri, io sono sempre disponibile. Purtroppo quando ci si trova che si raccontano anche cose magari interessanti, poi il tempo ti vola e ti rimangono un sacco di cose da raccontare. Questo, se mi permetti, è più che interessante, ci riguarda individualmente, certo. Uno per uno, tutti quanti insieme, quindi allora io cosa devo dire, vi devo ringraziare come radio. Ma sono io che ringrazio te che ci hai dedicato la tua ora di tempo, ma ci mancherebbe. Avermi dato uno spazio e farmi conoscere da chi non sapeva della mia esistenza, di avermi concesso questa possibilità di raccontarmi nella mia complessa e unica esperienza come coscienza. Qui continuano ad arrivare domande, ma purtroppo Rosalba. Sì, purtroppo il tempo è finito. Comunque la trasmissione andrà in replica domenica a partire dall'1, quindi dalle 13 sino alle 14 sarà interamente replicata il Pandorando. Volevo ancora fare un salutino. Aggiungo e ringrazio Carlo Di Ditta per il suo grande e unico appoggio in questo mio cammino, affiancato dalla sua splendida persona. Che salutiamo anche noi con affetto. E tutti i miei amici anche di Facebook, un grandissimo caloroso abbraccio a tutti. Va bene Rosalba, grazie, buon proseguimento di serata e volando noi passiamo alla prossima trasmissione tra pochissimo, perché WebPV Radio si tingerà di blues. Ciao Rosalba, grazie. A presto, grazie. Grazie a tutti. Va bene, ok. Congediamo Rosalba, noi ci vediamo la prossima settimana. Noi ci vediamo mercoledì. E sarà un altro momento con Pandorando e Sabrina Stoppa. Buona serata a tutti. Ciao.